Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento. Erano in 15, ma mi parevan 100. Io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai un partito sano. E il più ribelle mi rispose un po' stonato, e in canzonetta lui polemizzò così: che bello, due amici, una chitarra e lo spinello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto di te che importanza. Che bello, se piove porteremo anche l'ombrello, e in giro per le vie della città, per due boccate di felicità. Ma l'opinione di Sio non la contate, e che reputazione dite un po' vi fate. La gente giudica, voi state un po' in campana, ma quello invece d'ascoltarmi continuò. Che bello, col pakistano nero e con l'ombrello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto che importanza. Così di casa mi cacciai senza ritegno, senza badare a chi mi palesava sdegno. L'accompagnai per strada e chiuso ogni sportello, tornai in cucina e fra i barattoli uno che... Che bello, col giradischi acceso e lo spinello, non sarà stato giusto, sì lo so, ma in 15 eravamo troppi, no. E questa, amici miei, è una storia disonesta, e puoi cambiarci personaggi, ma quanta politica ci puoi trovare. Non ci volete andare in Coppa UEFA? E i premi partita non vi interessano, i premi partita? A me sì, avete capito? Cosa mi combina lei, faccia di cazzo? Lei è soltanto una mezza sega che sta in questa squadra perché deve correre. Lei deve tornare a prenderti i palloni. Palombo! Lei mi ha veramente fracassato il cazzo. Ma quando io le parlo in allenamento, lei a cosa pensa, eh? A quelle quattro mignotte che si va scopando tutti i giorni? Lei si è fatta, un'altra volta. Ma come glielo devo dire che quella merda non la voglio vedere circolare nella mia squadra? E comunque si è drogato anche male, perché su quella fascia sono troiate mi sta facendo. Adesso come me ne fa un'altra? Lei esce e entra caputo. Che se io... Non parli, non ci provi a parlare, non so! Veniamo a noi. Va bene, questi qua sono più forti. Ma io non ho visto un contropiede fatto bene. Avevo detto lanci lunghi, e voi ne avete fatti solamente due e li avete fatti fare a palumbo. Bravi, bene, vi siete scelti un bel leader del cazzo. Avevo detto che il gioco passava per russo. E no, signore! Mister, vi volevo dire una cosa. Secondo me, invece di stare tutti quanti dietro, se la squadra sale un po', li possiamo contrastare a centrocampo. Non dobbiamo giocare più soltanto di rimessa. Io e Gennaro, volendo, possiamo pure venire avanti per colpi di testa, per esempio. Come mi ha rotto i coglioni lei, non me li ha rotti mai nessuno, Pisapia. Lo sa questo.
Ma lei cosa vuole fare, l'allenatore o il calciatore? No, perché se vuole fare l'allenatore basta che lei smetta di giocare. Tanto non gioca più neanche troppo bene. Ma fino a quando lei sta qua in questa fogna non si deve mai più permettere di dire cosa deve fare la squadra tatticamente. Dove va, Pisamino? Come si permette?